Salve a tutti, io sono Dron Gamer e bentornati su Shotgun Farmer. E oggi siamo in compagnia di Redbox. Siete pronti a una sana dose di violenza contadina? Preparate le galline e piantate le armi, sarà una dura e spassosissima battaglia. Buona visione! Ok, oggi siamo in compagnia di Redbox, come vi ho detto nella intro, e stavolta comincio con una modalità nuova che si chiama Capture the Barn. Praticamente dobbiamo cercare di catturare la zona centrale. Ciao, buongiorno! Ciao. Abbiamo già trovato il buon Redbox, sì, cane. Ho già mi ha ucciso il collega! No, vai via! Non ho più colpi! Vuoi fare a padellate? A padellate, ok, si può andare a padellate. Aia! Mi hai staccato la testa! Mi ha ucciso il tuo collega. Speravi, tu di vincere. Ma dimmi te, ma perché dobbiamo litigare per un ponte? Ponte stretto Messina. Io litigherei molto meglio per delle mucche, sai com'è? Posso cavalcarle e io per delle vacche, tutti. In tutta sincerità, ma vabbè, è un periodo difficile. Arrivo, Lon, ti porto un po' di mais. So che sei vegetariano, quindi potrebbe farti piacere ricevere. Vieni, Red! No, sto entrando sul ponte adesso. No, mi sa che ci stai arrivando da dietro. Dove sei? Ma il tuo compagno è fortissimo. Bravissimo, aspetta che vado a curarmi. È che mi ha ucciso quel pisello. Okay. Ah no, tu hai ucciso quel pisello. È un intenditore. Cucù, aia, no. Porco cane, c'ho il pisello, ho il pisello e non ho paura. Io non ho niente, ho solo la palla. Mirga, stai fermo che c'è pochi colpi, Tiro, no, c'è il tuo compagno. Ma è impossibile, il tuo compagno usa i piselli truccati. Eh sì, il tuo mi ha fracellato le gengive. Ho capito. Ero lì che toccavo il pisello e mi è arrivato da dietro. Il pisello è tutto mio. L'ho ucciso il tuo. L'ho ucciso col pisello. Aia! Oh, colpo alla testa, colpo alle gengive. Mi hai infilato il pisello nella testa. Aspetta che mi curlo. Ti curli? Vuoi davvero curla? Io adesso prendo una mucca e arrivo e la cavalco fino lì da te. Aia! Vai mucca! No, vai, mi ha ucciso il tuo collega, porco cane, gli stavo sparando dalla distanza, il tuo pisello era più potente del mio. Lo so, e sai che non si possono cavalcare le mucche? Scusa, sono anche un po' cicciotte. Ah, che verso sensuale che fa quando trova la vita. Fa tipo... Proprio... Dove sei, Lon? No! Bastardo, mettici quel pisello! Aspetta che curo il mio collega. Come fai a curare il tuo collega? Non lo so, mi pare che se gli sparo con la spara piselli dovrei curarlo. Ah, se gli spari i piselli... ho capito. Au! Mi hanno preso dalla distanza mentre curavo col pisello. Ho visto. Infatti il tuo compagno l'ho ucciso io adesso, colpo in testa. Che com'è simpatica la cosa. Dove sei, caro Lon? No! Cattivo! Ma sempre coi piselli mi uccidi. Ormai mi sono affezionato ai piselli, mi piacciono da morire, guarda. Ogni tanto sparami qualche carota, che ti devo dire, sempre piselli. Sto cercando il lanciagranate, non so dov'è. E dov'è? Cioè, com'è fatto? Cos'è il lanciagranate? Di carota, il fucile da cecchino è un asparago. E allora io voglio gli asparagi, viva gli asparagi. Mi piacciono i cecchini. Mi ha trucidato. E ti ho fatto anche l'assist. Sai che se vieni nell'acqua si sta proprio bene, è bello fresco. Non si viene nell'acqua, è fredda, mi si rimpicciolisce. Ma di cosa sto parlando? Sempre di piselli parlo. Stiamo parlando di piselli, Red, fino ad adesso. Basta, ma ci sono tanti altri ortaggi. E poi sto autistico qua, mi sta uccidendo ogni volta. Stiamo per vincere, il nostro pisello più grande. Cattivo. È nostro. Vittoria, è scaduto il tempo. Duffet. I nostri piselli erano più grandi dei vostri. No. Però i nostri perforavano un po' di più, Sì, in effetti mi fa tutto male il culetto adesso. Red, siamo di nuovo assieme stavolta, ci è andato anche di culo. Sì! Evviva! Le mucche! Mungo una mucca io intanto, mucche. No vabbè aspetta, spariamo alle genti. No, non toccare quelle mucche poverine. Perché sei così crudele nei loro confronti? Ma la palpeggiava una tetta, gli piace le vacche, te lo dico io. Ma non gli piace, quella è una vacca femminista. Mi hanno sparato una carota dritta. Oh, c'è tanta gente, aiutino veloce. Ma che figo, quando spari le carote alla gente esplodono in mille pezzi. Ok, uno l'ho ucciso, l'altro lo faccio fuori a badilate. Ci sono problemi, badilate, dove sei? È il gioco perfetto per te. Perché sono vegetariano, mi pare giusto. Esatto, tutto verdura, tutto ortaggi. Mi deve crescere di nuovo il pisello prima. Red, aiuto, aspetta, non c'ho il pisello da darti purtroppo. Aspetta un secondo, ma c'ho un po' di fucile. Usa quello, vado con la pala. Porco cane, attento. Vieni qui, Lon. A palate. L'ho ucciso palate. E l'altro mi ha ucciso ad accettate. Ho trovato un pisello, va che fortuna. Io non sarei così felice di trovare dei piselli, ma non sono Lon, quindi va bene. Aspetta, guarda, dalla distanza lo piglio. Red, ho un'idea, piantiamoci delle piante di piselli qua dietro, così abbiamo i proiettili in continuo. Li lasciamo crescere. Prendo i piselli e li pianto qua dietro. Ma tu dove sei? Ok, va bene. Sono il ponte. Sono sul ponte sbagliato, sono un cretino. Sei scemo, Lon, ti vedevo infatti dall'altra parte e non riuscivo a capire. Ho sbagliato ponte, chiedo perdono. Alla carica! Ma non faccia follie, non faccia minchiate. Red, non far pazzie. Ce l'avevo quasi fatta. L'ho trucidato io, compenso, Mi hai vendicato, molto gentile, grazie mille.
Ma no! Mi ha ucciso un giapponese. E io ho ucciso. Io l'ho ucciso. Sì, mi è arrivato un tentacolo molto hentai da dietro, una roba brutta. Non voglio sapere i dettagli. No, sai. Lascia stare che è meglio. Molto bene, allora, perché non avevo proprio intenzione di andare a indagare di più. Dai, okay. che stiamo vincendo, non ci vuole molto, Red. Il punto. Aia, il giapponese. Guarda i piselli che ci sono, come ci sono domani. Piselli dovunque. Li ho raccolti e poi sono anche morto. Ci stiamo ammazzando sempre a vicenda io con quelli, con i nemici. Maledizione. Sì, ma io il giapponese continua a pigliarmi ad accettate, porca di quella porca. Si vede. Guarda che roba, mi è arrivato da dietro. Nella cultura nipponica, che ti devo dire. Dovresti essere felice. Aiuto! Aiuto, Lon! Aiuto, aia! Sto arrivando, un attimo. E vai, ci ammazziamo sempre insieme con questo qua. Ma perché? Aspetta, che il punto è spawnato da me. Arrivo, Lon, lo vedo. Ce la facciamo. Abbiamo un punteggio maggiore. Vinta anche questa, Red. E vai. Oh, incredibilmente siamo bravi. Non si sa come. Sì, peccato che io prima ero contro di te. Quindi avevi vinto te, ma avevo perso io. Quindi è la prima che vinco. Dettagli. Questa. E ho sbloccato un nuovo cappello. Sono un contadino contento della vita. Red, dobbiamo assolutamente catturare quel pollo. È pollo quello che volevo dire io. Lo facciamo per il McDonald's, guardalo. Vai, io ti copro. È là sopra, Red, coprimi. Sto sparando, gli sto, scappa. Lo tengo occupato. Scappo con la gallina. Lo vedo. Ciappa la galena. Mi rifugio qua sopra sui tetti. Aia, sta arrivando per te. Red, dov'è? Non lo so, sono morto. C'ho la paura. Potrebbe arrivare da qualunque parte. Ci sono, io sono qua sotto. Red dietro di te, attento. Ok, lo vedo. Difendi il chicken McNuggets. Ok, sì, tanto tu non lo puoi mangiare, era meglio che lo tenessi. Appunto, per te. Vai. Bravo Red, bella. Perfetto. Ok, devo recuperare un po' di munizioni. Aspetta, perché posso salire? Provo a fare la follia. Cosa fai? Ma devi tenerlo per la maggior parte del tempo, quindi? Sì, ormai mi sei affezionato. Ok. Mi sto sparando! Mi sto sparando, aiuto! Ho visto cosa stai cercando di fare, sei un genio. Mi è venuto in mente il momento mulino bianco. No, che non ti fai product placement gratuito, non va mai bene. È vero, mulino bianco, pagami, poi parlo. Anche con la McDonald's, esatto. Gli sto facendo product placement. Aiuto! Red, sei morto? Sì, mi ha preso le spalle con la aiuto, sua pannocchia. Aiuto, polletto aia. Ha vinto lui il chicken McNuggets. No, ha preso il chicken McNugget, no. Ma perché sono entrati in due, c'è un altro adesso nella loro squadra. Ok, andiamo di influenza, Red sei morto. Sì, eccolo, l'ho visto quando ero morto, dov'era. Ma no! Mi ha ucciso non so come, non so dove è arrivato, un ninja. Ha salvato la vita, te ne sarò eternamente grato. Ah sì, ti mando il conto dopo, aspetta che raccolgo un pisello che ormai ci siamo affezionati. Raccolti anch'io i piselli. Red, dobbiamo recuperare quel pollo assolutamente. Assolutamente, hai ragione. Sta arrivando il tizio dall'altra parte, aspetta. Vedo. No, non c'è non visto, lo prenderò non c'è mai. Visto. Lascialo andare, andiamo direttamente da quello col pollo. Aspetta, eccolo che arriva. Muori malo. Red il pollo, difendimi. Ce l'hai tu, ok, perfetto. Ok, Forza. Cerchiamo di andare dalla nostra parte, carota, che siamo più sicuri. Carota. Ho la carota adesso. Hai la carota? Che bella carotona, sì. Red. Hai visto che carota? Hai una carota lanciarazzi o sei contento di vedermi? Tutte e due le cose. Oh, sai. Che bella cosa, l'amicizia. Sì, sono contento. Attento, Red, c'è il tizio sul ponte. Lo vedo. Au. Ma la carota fa schifo, non la prenderò mai più. Vai via. Un po' di vitamina C, c'è gente anche di qua, Red. C'è gente dovunque, aiuto. Mi ha ucciso malo. No. Aspetta qua. Mi è passato davanti, vieni qua, bastardo. L'avrei chiamato Pino il pollo. Perché? Pino il pollo è un po' ambigua. Red, sta venendo dalla nostra parte. Guardalo. Lo vedo. Vai, preso. Attento, vai. Il pollo. Ehi, c'è un altro signore in squadra. Il pollo lo porto al sicuro sul trattore. No, era ambigua, Nasconditi qua dentro, è geniale. È geniale. Sembra che tu e il pollo stiate facendo cosacce. Red è dietro, corri. Non posso fargli niente, mi ha staccato la mano. Stavo maledetto. Guardando voi due che facevate cosacce, mi sono distratto. Io non faccio cose con i polli, non sono te. Io li mangio e basta i polli. Guarda che mi sa che il pollo preferì che gli facessi cosacce. Secondo me no, ho preso. Sai? Bravo, hai preso il pollo, io vado a prendere il cecchino. No, ho preso il signore, non ho preso il pollo. Ma tu devi prendere anche il pollo. C'è il nostro compagno. C'è la ciccia, attento che ti sta sparando, Red. La pistola. Vai così. L'hai pigliato con il cecchino? Sì. Rivoglio il mio asparago. Lo rivoglio. Certo che fra piselli e asparagi mai una gioia, Sì. Vedete che prendo un po' di piselli. Sai, perfetto. Che secondo me c'è uno che sta cercando di venire. Dov'è il tizio col pollo? Vai. Perché scappa di là? Ma è cretino. Vieni qua, imbecille. Eccolo. Dov'è? È qua sotto dentro l'acqua, mi ha ucciso da sotto. C'ha la pannocchia grossa lui. Basta per uccidere il tipo col pollo. Arriva, aspetta. Ucciso. Vai, il pollo. Hai il pollo? Perfetto, non rifugiarti nelle ruote dei cosi. Perché ti porto in culo. Vado direttamente sopra le casse. Muorici. Bastardo, preso. A palate, anzi, ad accettate. L'hai accettato. L'ho accettato molto bene. Accettato, sì. Vittoria.
Vittoria! Gran partita! Anche il pollo si vede molto euforico per questa cosa. Aspetta che lo portiamo al macello. Ok, Lon, il pollo... Aia! Ok, Lon, aia! Non è cominciata benissimo! Vedo la gallina! Preso la gallina! Mi sparano! Mi hanno ammazzato! Aspetta! Lo vedo! Abbandonate sulle gengive! Vieni qua! Preso! Bravo, Lon! Red, mi rifugio in alto! Vai in alto! Ti seguo! Red, aiuto. Dove sei? No, è un fagiolo! Red! Ok, l'hai ucciso! Poi non è un fagiolo, è un pisello, però vabbè, è un fagiolino, diciamo. Guarda, io sono tranquillo qua su col mio amico Pollo, anche se non mi sembra contento. Ciao, amico Pollo. Red, il signore mi ha visto. Non ho armi, io però sono con la pala e basta. Va bene, sicuramente andrà bene. Red, difendimi. Red, sei scappato, ma porca di quella porca. Ho preso il mais. Mais! Aspetta, no scope, lo faccio fuori no scope. Manco Pucazzo, non uno scope, manco Pucazzo che lo faccio fuori. Vabbè, manco Pucazzo che scope, cioè per dire. Ok, aspetta, ho recuperato il pollo, Red, aiuto! C'è un signore con la pala! Vieni qui. Au! Colpito! No! Mi ha ucciso! Red, come? Porco cane, aiuto! Ma sono più bravi loro con le pannocchie. Vabbè, ero circondato. Grazie al... Ci siamo capiti. Aspetta che lo aspetto sotto! Furbacchione, vieni qua! Ok, preso il pollo. Bravo, ho preso il pollo. Ma vieni qua, mi passi davanti e mi prende il pollo. Signore, mi è passato davanti e mi ha rubato il pollo. Vai in volo lontano. Au. Mi pizzica il culo, credo sia un proiettile. Però mi è piaciuto. Pizzica il culo vuol dire un'altra cosa. Sono qui, Lon. Sono qui, Lon, un po' tardi. Red, sei morto? Sì, ma io sto andando in giro a fare degli hitmark. Aspetta, è vicino al mio punto, forse ce la facciamo ancora. Red sta recuperando tanti punti però, No, prendo il pisello e ci penso io. Anche no, Red è un canale per giovani. Lo so, ma tranquillo. Ok, colpito! Bravo! È shottata! Oh mio Dio! Ok, grande Red, sono dietro di te. C'è un altro nemico! Ai. Ho recuperato il pollo! E mi hanno già ucciso. Sì. Ci arrivo, cavolo. Guarda, punti che hai recuperato. Guarda. No, un secondo! Preso il pollo! Ammazzo l'altro, tu prendi il pollo, bravo! Ok. Sì, però proteggetemi. Voglio gli asparagi. Vado nella carrozza. Voglio gli asparagi. Aspetta, qui. Morici. Sono nella carrozza, Lon. Signore, mi muore. Un secondo. Dentro la carrozza. Red, sì, ma porco cane, gli ho sparato 26 volte e non moriva. Lo so, ho visto. No, l'hai ucciso uno, eh. Ah, l'ho ucciso uno. Sono un bambino. Sì, però ti ha ucciso quell'altro. Aspetta. È qua. Red, sto cercando di arrivare sui tetti. Facciamo a salire su quel tetto lì? Red è sceso. È sceso, lo vedo. L'ho ucciso. Ok, bravo. Ok, sono dietro di te. Scappo. No. Scappo, l'ho ucciso. Fammi ricaricare. C'ho il pisello. Bravo. Vai di piselli, non vedo niente. Io vado a zigzag. Sto andando a zigzag. Sì, no, come sei ubriaco. C'è la scusa. Lancia missili contro colpi. Arriva uno di qua. Mancato. Colpiscilo un'altra volta. Preso. Ancora un colpo, Red. Bravo, Lon. Dovrebbero crescere. Un altro dalla tua sinistra. Mi sta sparando. Aspetta, dritto. Manca, preso. Beh, sono senza colpi adesso. Vai a prendere i piselli. Vai a prendere i piselli. Facile a dirsi. Qui sulla destra. Dove sei? Qui. Okay. Ho preso il pisellone. Ok, ottimo. Aspetta. Che vinciamo, Lon. No. Morci. L'ho ucciso. Ho usato tutti i colpi. A destra, Lon. Abbandilate. No. Via, scappo. Scappo con il pollo. Corri, Red, che abbiamo un bel vantaggio. Scappo con aia. No, ho visto la gallina volare male. Lo so, di solito non sono neanche capace di volare. Il fatto che già abbia volato. È qua in parte a me. No, morici. Lo vedo in fondo. Okay. Bravo. Ho il pollo. Dove sei, Red? Guardami. Cioè, io vedo te. Un signore dietro. Bisogna di un veloce. Ok, tranquillo. Vado nel saloon, mi ubriaco. Vai al saloon, che io prendo il saloon. Vai. Sta arrivando. Allora, mi prendo da bere intanto. Tu cosa vuoi? Io vorrei un pochino di succo di pisello. Aspetti, che mi cavolo basso le mutande. Arriva subito. Vinto, perfetto. E il polletto ce lo mangiamo come aperitivo a questo punto. Lo mangio io il pollo. Tu mangi il succo di pisello. Ok, stavolta Red dobbiamo uccidere la squadra avversaria assolutamente. Solo ucciderla, non dobbiamo fare altro? Sì, tu uccidere basta. Caro buon vecchio massacro fra contadini come ai bei tempi. C'è la gallina, Red. Anzi, ci sono tante galline. E che non dobbiamo più conquistarle, vero? Ne ciulavo due. Aia! Ho finito i colpi. Lo vedo. Aia! No, aspetta. Ma porco cane, ma mi schiva in i colpi.
Non so, è una persona un po' schifa. Guarda che ti ho visto dietro lì, scemo. Ma porco bravo, cane. Bravo, hai fatto assist. E ho trovato un lanciamissili. Red, Red, proteggi. Ok, ti proteggo. Uno ne ho. Sei tu il pollo allora adesso da proteggere. Facciamo della tattica. Ah, non si può piantare il lanciamissili, peccato. Eccolo. Dov'è? Au, mi ha pigliato. Aspetta, aspetta, aspetta. Muorici. Bravo, bello ucciso. Assist. Io l'ho da... Ma sei morto anche tu? Sì, mi è scivolato il lanciagranate su un piede e mi sono fatto malissimo. Ma con quale faccia sei morto, tra l'altro, Lon? Lo so, è una faccia brutta, ma è la mia. Non è brutta, è inquietante. Aspetta, ho trovato il pisello, Vantati, non lo so, io non è così difficile. È un bel pisello, Red, me ne vanto come. Aspetta, aspetta. No, cattivo. Bravo! Oh, ma io non ci uccidiamo a vicenda ogni volta. Ah, ma sei morto ancora? Sì, ci siamo uccisi a vicenda di nuovo. Aspetta, lo vedo. Mancato tanterimo. Mancato tanterimo. Mancato di nuovo. Mancato tanterimo. Dai, 1 su 4 non è male, è un buon risultato. Ah, hai ucciso una persona? Davvero? No, 1 su 4, no. Cioè un colpo su 4 l'ho pigliato. Io di solito shottavo tutti con un colpo. E io no. Sono anticonformista. Ma come? Aspetta, muori. Porco cane. L'ho ucciso io, ti ho vendicato. Molto gentile. Però se lo uccidevi 2 secondi prima, così. Ma 2 secondi prima ero a giocare gratta e vinci per vincere tanti soldini di ai grattini e vinci. Sì, ottime. Oh, sì, belli grattini. Siamo 3 contro 2. Siamo 3 contro 2. Siamo in minoranza. Oh. Sì, attento che c'è tanta gente, Red. L'ho visto. Hanno lanciamissili. Hanno lanciamissili. Mancato tantissimo. L'ho visto. Aspetta, mancato 2 volte, stronzo. Ho preso quello con la carota. Aspetta, che c'ho Osama Bin Laden. Vai, qua io. Ho ucciso tutti e due. Red, è una roba incredibile. Aspetta, che riprendo il pisello a sto punto. Detta così, cioè, sono malissimo, ma ci sia capito. E 2 morti, Lon. Cioè, non so se mi spiego. Io sono il maestro degli ortali. Aspetta, che stavo leggendo le statistiche. Di nuovo. Le cazzatistiche. Di nuovo mi sono ucciso a vicenda con l'altro. Arrivi tu da dietro, tranquillo. Senti, ho 3 colpi sul lanciamissili, non posso fallire nemmeno io. Io l'ho ucciso io, però. Non so cosa. Ma lasciatemi una kill. Lo so, sto facendo 13-3. Aspetta, lo aspetto fuori casa e gli bombo la casa. Va bene, eccolo, sparagli, te lo lascio. Mancato! Te lo lascio. Pigliato! Bravo, Lon! Bravo! Sì, ma mi sento un terrorista. Dai, aspetta, appena esci di casa con lanciamissili. Pollo terrorista! Appena esci di casa con lanciamissili. Io intanto. Che mi esce da dietro adesso? Eccolo! Pigliato! Bravo! Sei morto anche tu, però. No, sono vivo. Ho visto cadere la tua arma, pensavo che fossi morto. No, han quittato tutti, siamo troppo bravi. Siamo troppo bravi, signor Ma Lon. Che bastardi, ma no. E si conclude anche questo episodio, nonostante ci abbiano fregato la vittoria. In descrizione trovate anche il canale di Red, quindi fateci un salto e non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace se volete che continuiamo la serie. Condividete i tuoi favori per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!